dove sono andato sono sempre stato il numero uno e qui in Italia sono stato il nulla. Siamo di tanti. In Russia no, sei l'artista italiano. Mi chiamo Adriano Gradi, vengo da Roma, ho 61 anni, sono ristoratore e sono stato un cantante musicista. Nel 1998 mi chiamano per cantare in Russia per una settimana e lì inizia la mia vera grande, grande avventura. E mi sono fermato per 18 anni. Torno a casa. Decido di rientrare in Italia presso poco 5 anni fa perché inizio a sentire un po' la fatica delle tante ore sul palco. Non ero più il capellone di una volta, non era più l'Adriano giovane, aggressivo. Era diverso, molto diverso. Adriano, buonasera. Buonasera. Senti, torniamo un po' indietro nel tempo, no? Tu da bambino avevi voglia di cantare, ma i tuoi non erano molto d'accordo. No. E a 11 anni combini, insomma, una marachella. Cosa fai? Ce lo racconti? Ho dichiarato che andavo a fare dottrina alla chiesa, invece mi ero scritto in un concorso canoro. Un'esperienza indimenticabile sicuramente. Ma si arrabbiarono molto i tuoi? Dopo no, perché poi quel concorso andò fortunatamente bene. Sono molto curiosa di ascoltarti e credo anche i nostri telespettatori. Grazie. Prego. Grazie. Grazie a voi. Era una lunga notte in Alaska. Ah, ricominciamo. A un certo punto da lontano era lui. Era l'abominevole uomo delle nevi. Si gira, mi guarda e dice: ammo che! Sta zitto che stanno entrando. Tu sei Michelangelo, suo figlio. Sei emozionato per papà? Molto, molto, molto. Molto. Tu non canti? No. No, lui è l'unico che canta in famiglia. Io e i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme. Con l'anima smaniosa chiedere di un posto che non c'è. Quanti ricordi su questa canzone. Tra mille mattini freschi di bici, ricrete mille più tramonti, dietro i fili del tram ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. E si gira Gigi D'Alessio. Col viso sopra il petto a leggermi dolori e i miei guai. Ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento e dentro un senso di inutilità. E fragile e violento mi son detto tu vedrai. Fammi vedere. Vedrai, vedrai. Strada facendo. E si gira anche il Clementino. Andiamo, non sei più da solo. Strada facendo troverai un gancio in mezzo cielo e sentirai la strada far battere il tuo cuore, vedrai più amore, vedrai. Grazie. Eccolo. Grazie. Qua. Grazie. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Adriano Gradi, ho 61 anni, vengo da Roma, sono ristoratore. Oh, ci piace! Si mangia. Ci piace, si mangia, perfetto. Ho lavorato per tantissimi anni in Russia, che mi chiamavano per fare eventi, serate, matrimoni, nelle feste. Ma avevi anche un'attività in Russia o andavi solo a suonare? In Russia andavo solo a suonare, da pochi anni ho iniziato. Io voglio aprire una panineria in Russia, lo sai come la voglio chiamare? Sarò tuo partner. Sì. Apriamo un
una panineria in Russia e la chiameremo... Sarò il tuo socio. Come la chiami? San Pietro Burger. Bella. Bella questa. Sì. San Pietro Burger. Vai fuori. Diciamo che cantare Baglioni è sempre un po' complicato, perché Claudia ha un'estensione enorme. Quindi chi riesce a cantare Baglioni, diciamo che ha molte possibilità di cantare anche altre cose. E ti faccio i miei complimenti, perché l'hai cantata bene. Grazie. Grazie. Vabbè, Adrià, siamo arrivati alla conclusione. Puoi scegliere due strade. Allora, hai da scegliere o il team Gigi o il team Clementino. Tra 3 secondi dovrai darci il tuo responso. 3, 2, 1... Allora, Clementino, io e te saremmo partner per la paninoteca, per i panini, però con Gigi. Ha scelto Gigi, me. Gigi appartiene alla mia vita. Grazie, Adriano.